Ciao a tutti, io sono Federica e oggi vi porto nel backstage del servizio fotografico che ho realizzato per la cantante Chiara Malvestiti, soprano delle brand Tyrion e Chrysalis. Questo servizio è stato realizzato in occasione dell'uscita del nuovo album della metal band svedese Tyrion e le immagini sono state utilizzate come promo per il disco ma anche per pubblicizzare il tour europeo. Quando Chiara mi ha contattato e mi ha spiegato che il servizio doveva essere realizzato in un luogo religioso, mi è subito venuta in mente questa location. Visto lo spazio ristretto e volendo esaltare l'altezza, ho scelto di utilizzare il mio 24-70 per le foto sulle panche. L'ambiente era molto buio e ho eliminato Chiara con due softbox ai lati, lasciando invece sullo sfondo la luce naturale data dalle lampade. Abbiamo iniziato in piedi e poi abbiamo cambiato posizione, decidendo di provare una versione anche seduta sulla panca. È importante sempre partire da un'idea, ma poi sperimentare strada facendo, cambiando angolazione, posa, luci e aggiungendo dettagli. Infatti la foto scelta per la promo è stata proprio una di queste ultime. Il nuovo album dei Tyrion è un progetto unico nel suo genere, è una vera e propria rock opera composta da più capitoli e insieme a Chiara, cantante ufficiale, compariranno altri ben 26 personaggi diversi per una durata totale di circa 3 ore e mezza di musica. Con Chiara abbiamo studiato il personaggio che doveva interpretare, mi ha spiegato la sua visione di Joanna, figura femminile protagonista dell'opera. È una sorta di Giovanna d'Arco, un personaggio battagliero con molta fede e lucente. È molto importante chiedere sempre al cliente queste informazioni, in quanto sono utilissime per organizzare il servizio, cercando poi di trasmettere il più possibile l'idea e la storia di questo personaggio nelle fotografie che uno va a realizzare. Abbiamo poi provato a fare altre foto in diverse location esterne. Oramai fuori era buio e ho dovuto utilizzare le mie softbox con i flash a piena potenza per poter illuminare il soggetto e parte dello sfondo. Infine siamo tornate all'interno a scattare qualche ritratto davanti a questa bellissima porta antica dipinta. Oramai ci stavamo solo divertendo, gli scatti che ci servivano li avevamo già realizzati. Invece alla fine è stata scelta ed utilizzata anche una di queste foto per sponsorizzare il tour, a prova che sperimentare poi fa sempre bene quando c'è tempo. Spero che il mio backstage vi sia piaciuto, fatemi sapere se ne volete vedere altri e io vi ricordo che mi trovate anche sugli altri social, quindi se volete seguitemi e a presto!